Allora, il potere distruttivo delle dicerie. La diceria che cos'è? È una voce malevola, una chiacchiera maligna, è un pettegolezzo, mormorazione, maldicenza, calunnia. Quindi la diceria si può distinguere in diversi modi, quindi non è solo una parola, ha diverse forme. Quindi mormorazione, maldicenza, e questa sera vedremo questo. Ora, la diceria è un racconto che nasce non da buone motivazioni, ma da cattive motivazioni. Non è come la critica, che può essere costruttiva e può edificare. La diceria è completamente distruttiva e ha una motivazione cattiva. Ora, la diceria quindi è un elemento di contaminazione, è un virus che distrugge la vita spirituale di chi la fa e di chi la riceve, minando la base dei rapporti fra le persone. È una prigione che in sé ha la tortura. Ora, la diceria quindi è un resoconto distorto di un avvenimento con l'obiettivo di minare o rovinare l'immagine, la rispettabilità, la stima, la fiducia di una terza persona, ed è così potente la diceria che separa persino gli amici migliori. Proverbi 16:28. L'uomo perverso semina contese, il maldicente separa gli amici migliori. Allora, l'uomo perverso ha la caratteristica che crea contese, invece il maldicente ha un altro tipo di autorità spirituale. Invece quella di unire, come lo Spirito Santo cerca di fare, malgrado qualunque sia il motivo, il maldicente invece divide addirittura, qua abbiamo visto, gli amici migliori. Consideriamo che per separare gli amici migliori non è facile, ce ne vuole o no? Per dividere due amici migliori, non buoni, migliori, parliamo di amici veri, eppure la diceria riesce a dividerli. Guardate che potere. La scrittura infatti non dice che un furto o un litigio o quant'altro separa gli amici migliori, ma la diceria. Allora, Proverbi 6:16-19. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Sette cose, dice, gli sono in abominio, quindi parliamo non peccato normale, come l'adulterio, la fornicazione, l'omicidio, chi ruba. Qui parliamo di un peccato che è ancora più alto e più pericoloso. È un peccato di abominio agli occhi di Dio. Qua parla di diversi, gli occhi alteri, ma in particolare, se voi li leggete, quattro di questi, di sette, quattro di questi hanno a che fare con la lingua. C'è la lingua bugiarda, il falso testimone, chi proferisce menzogne e chi semina discordie sui fratelli. Quindi guardate che sono peccati chi fa queste cose. Quindi chi dice bugie, chi fa falsa testimonianza, chi proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Ora vedremo che di questo tipo di persone che fanno queste cose ce ne sono di diverso tipo. Ora vedremo diversi tipi di dicerie. Ora qua vedremo l'identity kit del maldicente secondo la scrittura. Come lo definisce la scrittura, è quindi Dio, una persona che fa dicerie in tutti i suoi lati, come la definisce? Proverbi 6:12-15. L'uomo da nulla, l'uomo iniquo, cammina con la falsità sulle labbra, ammicca con gli occhi, parla con i piedi, fa segni con le dita, ha la perversità nel cuore, trama del male in ogni tempo, semina discordie, perciò la sua rovina verrà all'improvviso, in un attimo sarà distrutto senza rimedio. Quindi questo tipo di persona, quindi che diciamo cammina secondo la falsità, guardate qua, sulle labbra, ammicca con gli occhi, parla con i piedi, fa segni con le dita, ha la perversità nel cuore, trama del male in ogni tempo. Quindi qua parliamo di una persona che ha con la lingua falsità nel cuore, quindi praticamente stiamo parlando del maldicente, del calunniatore, di colui che fa dicerie. Come lo chiama?
lo chiama l'uomo da nulla. L'uomo da nulla. Detto in siciliano, per quanti sono nel nord e per quanti siamo italiani, è quello che noi di solito diciamo: chi sta nudo, miscato con niente. C'ave solamente la testa buona per spaddare shampoo. O no? Nudo. E signore, in italiano, questa è una persona da nulla. È nudo, è niente, miscato con niente. Quindi guardate, fratelli, quando noi ci permettiamo di fare una cosa del genere, come ci vede Dio, quello che Dio pensa. Quindi questo è il suo identikit. La Bibbia dice quindi che chi semina dicerie è un uomo o una donna da nulla. Ora, la diceria quindi è un seminare notizie false, tendenziose, intorno a qualcuno, soprattutto e di solito in un contesto, in questo caso di chiesa, si fa intorno a chi? Ai ministri. Ora lo vedremo anche perché. Infatti qua c'è di mezzo non solo la carne da parte dell'uomo, ma a volte c'è anche di mezzo il diavolo, perché tocca chi è più alto e cascono tutti. Quindi cerca di minare i ministri, quelli che sono più in alto, perché lui sa che se riesce a minare la stima e la fiducia verso di loro, certamente avrà minato la cura che questo ministro ha nei confronti delle persone che il Signore gli ha affidato. Quindi una volta che la persona viene minata, in questo caso il ministro, viene calunniato, viene fatta maldicenza o quant'altro, è qualcosa di importante, lo sapete perché? Perché una volta che una persona di quello pensa male, soprattutto se è un pastore, o parliamo non solo di un pastore, di una persona che veramente ha una funzione, ci sono evangelisti, diaconi, anziani, persone, qua parliamo responsabili, persone che veramente sono quelli che in cui la Chiesa, diciamo, come ministerio tende a guardare anche come esempio. Quindi quando viene minata una persona del genere, e viene parlata male, viene calunniata, è sempre la persona più tendenziosa a farlo. Perché? Perché una volta che quella persona viene svalorizzata, viene sottovalutata, la stima e la fiducia verso quella persona viene persa, è finito tutto qua la cura dell'anima, è finito. Basta che una persona viene vista male, tu anche se lo ascolti poi non ascolti più con quell'orecchio, perché non c'è, una volta che senti maldicenza, calunnia, non ti fidi più di questa persona, avviene qualcosa dentro, fratelli. Ora il nemico è astuto, è macchinoso, come dice la Bibbia, cerca di fare crollare il ponte minando dove? Non sul fondamento, perché noi sappiamo che il fondamento è perfetto, ma sui pilastri. Una volta che riesce a mettere le mine, quindi le bombe, sui pilastri, se i pilastri dovrebbero crollare, quindi riesce lui in questa impresa, infatti chi è soggetto a calunnie, chi è soggetto a maldicenze, a dicerie, a pettegolezzi, se non è una persona che sa bene gestire queste realtà, questi giudizi, queste condanne, queste falsità che ora noi vedremo, può crollare una persona. Quando uno ti parla male non crolli? Così immaginate un ministro che crolla, che succede? Poi crollano tutti gli altri. Quindi se non è una colonna, se è una persona quindi che è forte, quindi non si lascia andare da quello che gli altri dicono, da quello che gli altri pensano, da quello che gli altri possono dire in tanti modi, allora rimane ferma, ma se si fa prendere, crolla. E il diavolo, siccome le sue macchinazioni sono molto, molto alte rispetto a quelle che a volte noi pensiamo, allora lui che fa? Invece di mirare l'ultimo e più piccolo, dice anche se quello parli male, alla fine quello già si vede. Ma quando parli male di un ministro, e lui è molto intelligente, infatti lui con chi provava a fare crollare, anche nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, a chi? I quelli che erano più importanti, perché una volta che crollano quelli, crollano poi tutti quanti, come una casa. Secondo Corinzi 2:11. Affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni, cioè i suoi disegni. Ora, come abbiamo detto, la diceria quindi è una informazione di un fatto avvenuto che però viene raccontato in un modo distorto e che ha l'obiettivo non solo di comunicare una notizia, ma di screditare la persona coinvolta.
Normalmente la diceria entra in un contesto di calunnia perché non viene detta mai davanti a tutti, ma di solito nel segreto, con una persona, con mezza bocca, ammiccando, come abbiamo detto prima, la persona da nulla, ammiccando gli occhi, parliamo con espressioni, se non vi sono, ammiccando gli occhi, dicendo solo una mezza verità. La persona da nulla che fa calunnia possibilmente ti parla male di quel fratello e ti dice una cosa che te lo fa vedere male, ma non dici di solito perché, il motivo, perché una persona potrebbe essersi anche tra virgolette comportata male nei nostri confronti, però dice ma se quella persona ha fatto così ci deve essere un motivo, perché ci sono situazioni che a volte bisogna anche comportarsi in un certo modo. Quindi per questo, fratelli, la diceria è qualcosa che ha a che fare con la calunnia, perché la calunnia viene fatta sempre, mai davanti a delle persone. Chi fa calunnia, chi fa dicerie, pettegolezzo, ti prende sempre a parte. E soprattutto se è una persona che è invidiosa di te e tu gli riveli chi sono le persone che tu veramente ami, i tuoi amici migliori, e vi dico, stiamo molto attenti di aprirci, una persona e di dire chi è il nostro amico migliore, di scoprirlo troppo, perché quella persona, soprattutto se è una persona gelosa e invidiosa, lo andrà a contattare da solo, cercherà di lavorarci e poi di metterlo contro di te attraverso la diceria. Perché siccome quando una persona non riesce a arrivare al tuo livello o vuole superare il tuo livello, quindi c'è gelosia e invidia, non riesce, allora che fa? Può di arrivarci, ti scredita, come? Come ti abbassa? Parlando male di te agli altri, però come? Non parlando davanti agli altri, che questo di solito si fa per chiarire, per edificare, lo fa di nascosto con una persona. Così può parlare e dire quello che vuole, ma noi sappiamo, e la Bibbia ci insegna, comunque sia, quando parliamo di una persona, e noi vedremo anche in particolare con le autorità, non si parla mai male di qualcuno se non c'è la persona davanti, a meno che il discorso che si fa è un discorso di disciplina, è un discorso di riprensione in cui la persona lo deve sapere, ma non come maldicente, perché alcuni a volte ci raccontano le cose e quindi ci sono cose in cui dobbiamo tenere, ma poi ci sono cose invece che se il Signore ci chiama a parlare dobbiamo dirle. Soprattutto se sono peccati o sono scandali in cui bisogna trattarli. Ora vedremo anche che ci sono dicerie, calunnie e quant'altro, ma ci sono anche cose che noi dobbiamo anche imparare anche a poter parlare, non dobbiamo starci zitti sempre, a parlare, ma in un certo modo in certe situazioni. Dio ci chiama anche a parlare, certamente non con una persona, a meno che è una situazione particolare, ma se dobbiamo riprendere un fatto ci sono anche degli accorgimenti. Primo Timoteo 5,19. Non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Una persona che fa un'accusa verso un anziano, quindi parliamo di pastore, di responsabile, di ministro, e te la fa solo da te, solo, senza che ci siano due persone testimoni, è un calunniatore ed è un maldicente. E io dico, fratelli, qua chi si salva? Che Dio ci aiuti, chi più chi meno, eh? Non c'è nessuno qua in particolare, fratelli, che io qua voglio condannare, giudicare e accusare, ma vogliamo imparare da questa parola. Addirittura quando si parla di un ministro di Dio, è scritto, non è che uno non lo può fare, parlare male, se ha fatto qualcosa, ma mai farlo davanti a due testimoni, mai. Chi prova a parlare di un ministro e non ci sono almeno due persone davanti, non lo fare mai. Lo sai perché? Perché se provi poi a farlo e questa cosa poi viene rapportata, prima o poi la persona poi viene portata in giudizio nel modo giusto e dovrà dare conto di quello che ha detto. E se la persona che tu eri da solo dice no, tu hai detto questo, ti trova accanto a te un altro maldicente che gonfia la cosa, ti ritroverà, lo sai come? Che quello là viene preso sul serio, perché tu non ti potrai difendere. Invece se la persona che ti ha parlato o che tu hai parlato, ci sono due testimoni davanti, un domani dice no, ma io non ho detto così, io ho detto così, così e così, e nessuno può dire niente, che c'è dei testimoni. Quindi parlare davanti a un ministro è una grande responsabilità, e quindi se bisogna farlo, mai da soli, ma almeno due o tre testimoni. Matteo 18:15-17. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata
per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Se tuo fratello pecca, non vai ad accontarlo a tutti, ci vai e lo riprendi. Fratello, hai peccato. No, ma me non mi interessa, qua, là. E forse nemmeno dice realizzare quello che sta dicendo. A questo punto, se una persona, puoi dare anche del tempo, volendo, ma hai la consapevolezza che quella persona non si è ravveduta in quella cosa, qualunque sia, e parliamo qua di peccato, non parliamo di una cosa così, fratello, parliamo di peccato, che dobbiamo chiamarlo per nome, che tante volte quando parliamo, chiamiamo il peccato per nome, arriva la prima risposta che hai, ma dove è scritto? Ma ti sei inventato tu queste regole? Ma sono troppo pesanti, troppe regole. Ma come? La Bibbia parla che questo è peccato. E quando parliamo di peccato non possiamo, fratelli, chiudere un occhio. Il peccato, se vogliamo aiutare il fratello per risolvere quel problema, dobbiamo portare al ravvedimento. Se si fa portare, e quindi ci vuole tanta umiltà, deve riconoscere il proprio peccato, lasciarlo, abbandonarlo, confessarlo e non farlo più. E io l'ho detto prima, non c'è peggiore di peccato, secondo me, di una persona che fa calunnia, che possibilmente ti fa la faccia davanti che ti ride e poi dietro le spalle ti sparla agli altri, svalutandoti, che per molti non è niente, va, tu basta che svaluti una persona che è in autorità, stai distruggendo una persona. E siccome le cose prima o poi escono fuori, non c'è niente di occulto, come scritto nei Proverbi, che non ha da essere palesato. E allora qual è la migliore soluzione? Che è meglio una riprensione aperta che è un peccato nascosto? Leggiamo in Proverbi 27,5, voi non ce l'avete, lo leggo io, questo l'ho messo oggi. Dice così: meglio riprensione aperta che amore nascosto. Io ti amo, anche io ti amo, e ti amo al punto che ti riprendo anche davanti agli altri, se è opportuno. Se sei una persona orgogliosa, superba, se sei una persona calunniatore, che tante volte, fratelli, noi pensiamo di prendere la punta dell'iceberg, però voglio dire, non c'è più danno di una persona che fa calunnia, fratelli, perché la calunnia divide gli amici migliori, ha questo potere. Ora, calunnia è uno degli aspetti della diceria, ma la diceria, Agostino diceva che aveva quattro sorelle, io ne ho preso una, un'altra sorella ho trovato, amica della, figlia, cioè sorella della diceria, quindi ce ne sono cinque, e questa sera vedremo quali sono. La prima è il pettegolo. Chi è il pettegolo? È colui che ama riportare per malizia o curiosità notizie riguardanti la vita o il comportamento altrui, come amplificandoli. Il pettegolo è la persona che ingigantisce, che esagera o sminuisce certe informazioni. Ci sono delle cose che voi non trovate scritte e che le ho aggiunte. I pettegoli hanno come scopo per far male agli altri, come esaltando se stessi, come possessori di preziose informazioni. Usaia, sai una cosa? Non ci dire nulla, però, E poi sono tutti pari. Questo qua è il pettegolo. Primo Timoteo 5,13 parlava delle vedove. Se voi leggete Primo Timoteo 5,13, parlava delle vedove che erano pettegoli. E infatti qua l'apostolo riprese questo tipo di vedove che pettegolavano. Poi maldicente, quando arrivate a casa rileggete, o quando ascoltate il video riascoltate la parola per capire bene che significa pettegolo, maldicente, perché oggi pare che si confondono anche certi termini. Cioè, quello è un calunniatore, invece ha detto solamente una riprensione da parte di Dio. Invece chi fa calunnia, no, io ho detto le cose giuste. Allora capiamo bene i termini e pensiamo bene le parole, perché la parola di Dio deve essere tagliata per com'è e deve essere detta così come sta, altresì scritto. Seconda categoria, il maldicente. Il maldicente è una persona che diffonde maldicente, quindi parla male, malefatte e difetti altrui veri, ma non pubblici. Soprattutto mira, come ho detto prima, alle colonne della Chiesa, i ministri, e ama parlare di dietro la persona in segreto, senza richiamare il consiglio o altri fratelli davanti. Che è troppo facile,
maldicenti, se non dico una bugia devono gonfiare, non mica lo dicono davanti agli altri, perché sono poi testimoni, e quando ci sono testimoni le persone maldicenti tendono a starsi zitti. Perché? Perché possono essere umiliate. Siccome il maldicente non vuole essere umiliato, allora tende a dipendere chi sempre, io dico, il più debole, colui che gli piace ascoltare la maldicenza. Ah, veramente, che fici Cristo, che fici? Quindi la maldicenza è il contrario di quello che Gesù ha detto, e cioè benedite e non maledite. Chi fa maldicente parla male degli altri. Il Signore ha detto invece di benedire, vuol dire parlare bene. Primo Pietro 2:1. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Sbarazzandovi di ogni maldicenza. Proverbi poi 16:28. L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. Come ho detto prima, il maldicente che fa riesce a dividere gli amici migliori. Proverbi 17:9. Chi copre una colpa si procura amore, ma chi vi ritorna sopra divide gli amici migliori. Proverbi 18:8. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, sono piacevoli. Vi capite da voi quando una persona sparla di un fratello, poi del pastore, mio, sai che io che come nao? Ah, dimmi, dimmi. No, però non lo dico a nessuno perché poi devo stare con me. No, vabbè, dimmelo solo a mia. E poi il giorno dopo lo sa tutta l'Italia. Allora, chi è il calunniatore? Ritorniamo. Chi calunnia e chi diffonde difetti o malefatte totalmente inesistenti e inventate. Quindi il calunniatore dice cose inventate, insensate, cose che non sono vere. Nel Vecchio Testamento i calunniatori venivano lapidati loro insieme ai loro animali. Non mi dite perché, pensate quando era, venivano lapidati come la persona adultera, chi faceva calunnia. Il calunniatore ama distruggere la credibilità e l'immagine e la reputazione di una persona diffondendo sospetto e false notizie. Sembrano tutti quanti uguali, però sono più specifico, più specifico. Salmo 101:5. Sterminerò chi calunnia del suo prossimo in segreto. Chi calunnia, il Signore dice, io lo sterminerò in segreto. Marco 7:20-23. Diceva inoltre, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Quindi la calunnia da dove viene? Dal cuore dell'uomo, non dal diavolo. E noi ce l'abbiamo, cioè, qua dentro, come dice. E se glielo permettiamo, la calunnia esce. E una volta che esce, contamina. Gesù dice, non è quello che entra che contamina, non è il cibo. È quello che esce dal cuore dell'uomo che contamina. Quindi un cuore che non è veramente, io dico, nato di nuovo, è convertito. Che può succedere, fratelli, che sbagliamo? Può succedere. È umano. Ma una persona che è un calunniatore, allora là c'è da ricredersi veramente, c'è qualcosa che bisogna riconvertire, perché esce dal cuore. Cioè, solo Dio conosce il cuore, sì, ma se tu sei una persona che metti sospetto, parli male, calunni di nascosto, perché non lo fai davanti agli altri, perché sennò sarebbe troppo, fino a quando poi non esci fuori, e qua parlo non per costruire ma per distruggere, allora io dico, Proverbi 10:18 è scritto, e chi spargi calunnia è uno stolto. C'è un passo della Bibbia che dice che la donna saggia edifica la casa, ma la stolta la distrugge. Come si fa a distruggere la propria casa? Quando comincia a calunniare. Alcuni hanno anche il coraggio di calunniare anche la propria moglie o il proprio marito, i propri figli. Davanti e di dietro. Altro che solo di dietro, magari davanti. Calunniano. Ficcanaso. Quarta categoria, il ficcanaso. Persona indiscreta che per curiosità ficca il naso dappertutto, si intromette, cioè, nelle faccende che non lo riguardano. Magari in comunità c'è una particolare situazione e troviamo dei fratelli e delle sorelle che se ne vanno di casa in casa,
per sapere, o con il telefono, cercano di sentire quello che pensa o cosa pensa l'altro. Ora, a volte dicono come risposta: sai, sono dovuto andare in quella casa per sentire anche quella opinione, ed è giusto sentire anche la parte avversa, non solo quello del fratello contro il fratello, oppure tu senza quella del pastore, però è giusto che io vado là e vado a informare anche cosa dice fratello, giusto? Come noi diciamo, sentire le tue campane. Ma questo non è cristiano, questo è una persona che fa ficcanaso, che si impaccia nelle faccende degli altri. Allora dice, ma allora qua che deve sistemare la cosa? Nel caso di una chiesa ci sono dei responsabili che prendono a carico la situazione, si prendono a carico la situazione come responsabili e cercano di sistemare la cosa come tu non puoi farlo, perché per poterlo fare devi avere una chiamata, devi conoscere, devi sapere come si fa. A volte dicono, sai cosa, sono dovuto andare in quella casa per sentire quell'opinione, ed è giusto sentire anche la parte avversa, è giusto sentire tutte le campane. Invece no, non è giusto sentire tutte e due le campane, perché non sono affari tuoi. Ci sono già dei pastori che Dio ha messo per sentire le campane e che si occupano del caso. E primo Pietro 4,15: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si impiccia nei fatti degli altri. Prima di dire questo, c'è un versetto che ho saltato che dice riguardo al ficcanaso, e che chi si fa i fatti degli altri di solito sta fomentando nella persona che interpella il desiderio di sparlare di quella situazione. Quando ci sono certe situazioni, vai dal pastore, sempre che ne hai uno, visto che ogni credente lo deve avere. Se c'è una situazione, perché devi andare a fare il ficcanaso e accendi il desiderio verso quel fratello che possibilmente hanno sbagliato, ho sbagliato, e quindi lo fai anche parlare? Ma io devo sapere. Ma scusa, ma tu ce l'hai un pastore? Lo sai che ognuno deve avere un pastore nella chiesa? Parla del ficcanaso, dice: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si impiccia nei fatti degli altri. Qui Paolo, Pietro, dice alla chiesa: nessuno di voi abbia a soffrire come omicidia. Se tu non sei un omicidia, non soffrire, anche se qualcuno te lo vuole fare pensare, oppure ladro o malfattore, o perché qua dice ancora si impiccia nei fatti degli altri. Perché devi soffrire a causa perché ti impicci nei fatti degli altri? Non ti impicciare, perché sennò soffri inutilmente. E poi la Bibbia non ci ha chiamato a noi a impicciarci, ma a interessarci. Una cosa è interessarsi del fratello, una cosa è impicciarci dei fatti degli altri. Perché se tu veramente hai interesse verso quel fratello, nel caso in cui che è successa una cosa con la chiesa, addirittura, come ho detto, sempre i primi sono i pastori, allora prega per quella persona e cerca di andare in chi è più in autorità, senza andare a chiedere agli altri, perché così tu fomenti, cioè metti legna nel fuoco. Poi la quinta categoria sono le zizzanie, o chi semina zizzanie. Questa è la quinta sorella della diceria. La zizzania che cos'è? Questo l'ho preso ieri dal vocabolario. Bella, eh? È una pianta graminacea. È una pianta grammicea, la zizzania. Viene chiamata l'olium temulentum, detta anche l'olio cattivo. È una pianta erbacea simile al frumento che nasce nei campi coltivati e si confonde fra i cereali, ci assomiglia. Nuoce ai vegetali che crescono nel terreno circostante, danneggiando le coltivazioni agricole, e questa produce una farina tossica. È ciò che comunemente viene definita una erbaccia, ovvero una pianta senza alcuna utilità. Da qui l'espressione seminare o mettere zizzania, che significa creare volutamente e per malignità ostilità fra le persone. In particolare questo tipo di categoria, la zizzania, guardate cosa fa. Sparla, sì, del prossimo con chi è suo amico per mettere discordia e
inimicizia. Questo tipo di persone cerca di dividere gli amici migliori, soprattutto fra amici, quindi con persone non fatte degli altri, ma fatti, come dice, nostre. Succede qualcosa in comunità, faccio un esempio, c'è una situazione, allora quella persona, pur di abbassare te, ti spalla con le persone che sono più vicine, così ti fa più male. Infatti chi è più semplice, poi lo vedremo nello studio, che le persone che si fanno influenzare sono le persone semplici, le persone stolte, che credono al sentito dire, poi vedremo chi sono questo tipo di persone facilmente influenzabili e vedremo anche come ci si libera, non dirò tutto questa sera, stiamo leggendo, però in questo caso, questo che fa? Mette discordia e inimicizia. Matteo 13,38. Chi sono? Le zizzanie sono i figli del maligno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Vuoi sapere che un figlio del maligno è la zizzania? Quando vedi una persona che mette discordia fra fratelli di nascosto, è un figlio del diavolo. E quando c'è, che fai? Lo tagli? Ci sono gli angeli che fanno questo. Dio permette situazioni affinché queste persone nel tempo debito vengano sradicati e messi fuori, perché siccome crescono vicino al grano, quindi si rischia che se tu li togli prima del tempo sradichi anche le persone che gli stanno vicino. Infatti questo tipo di zizzanie, quando crescono nella chiesa, di solito creano problemi. Perché? Che dito le quinte cercano di mettere in cattiva luce i fratelli, ma non per costruire, per abbassare la stima e la fiducia. Guardate fratelli, che non è una cosa da niente questo, per questo noi dobbiamo stare attenti a volte, senza renderci conto, anche se non siamo figli del diavolo, del maligno, possiamo, avendo un cuore insalubrimente maligno, che ha bisogno sempre di convertirsi, di cambiare, senza volerlo, se non stiamo attenti, ci possiamo anche fare prendere da questo sentimento, che fa parte delle fortezze della mente. Noi qualche anno fa abbiamo parlato delle 5 fortezze della mente, in cui dentro hanno la tortura e sono veramente molto dannose. Una di queste è la diceria e quindi la maldicenza e quindi anche la zizzania. Quindi vedete il potere che ha la zizzania. Quindi la diceria, ripilogando, è un resoconto distorto che scavalca facilmente chi è in autorità, quindi i pastori, e tende a minare la rispettabilità e la stima. Il vero motivo della diceria non è quello di far sapere il problema, non è quello di aiutare il problema, ma è quello di minare l'onorabilità del ministro. Come pastori dobbiamo, ma anche dico come fratelli, tutti responsabili, disciplinare questi calunniatori fino anche a metterli fuori dall'ambiente di comunione, se non decidono di pentirsi davanti a Dio. Oh no. Efesini 5:10-12, sto finendo. Esaminando che cosa sia gradito al Signore, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Non partecipate a chi parla in questo modo, male del fratello o addirittura anche di un ministro, piuttosto che fate, denunciatele, ma tu stare muto, non dire niente, cosa? Che è mafia? Noi dobbiamo imparare a denunciare le cose, a dire questo non si fa. Oggi mia moglie ha salvato un uomo da una morte certa. Questo non si capisce. Poi attraverso, leggetelo. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio a quelli che provocano, che fomentano le divisioni. State attenti, quando c'è un fratello che parla male degli altri, stai molto attento, occhio al malocchio e gli scandali.
ma intanto è vero, occhio a chi prova a mettere anche la verità così facilmente. A meno che tutto è una forma di disciplina, bisogna dire no, questo fratello deve essere messo fuori perché per delle vere ragioni. Noi con mia moglie abbiamo dovuto riprendere delle persone che si sono aperte con noi, arrivare fino alla radice, alla fonte, per cercare di fermare. Ultimamente, questo qualche anno fa, qualcuno parlava male di un pastore. Noi l'abbiamo saputo, ha detto un fratello di tanti anni, la persona si è aperta con noi, tu non lo dire, come? Noi siamo andati da quel fratello, perché è un fratello che aveva anche anni, dove ha dimostrato un po' di contegno, ha detto, scusa fratello, ma come ti sei permesso addirittura di parlare con un fratello che viene da me in comunità e di una persona che noi come pastore frequentiamo? O sia vero o non sia vero, tu non dovevi dirglielo. Ma prima o poi lo sanno, perché lo devono sapere? Questo è scandalo e questo è calunnia anche, che quello che tu dici è una supposizione, non è davvero, quindi non è quindi calunnia. Ok, l'incenuo? Ah, qua dice addirittura allontanatevi come da loro, se è in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Ci sono persone che portano degli insegnamenti che sono in contrasto con quello che noi abbiamo ricevuto e parliamo di insegnamenti importanti, dobbiamo allontanarci, fratelli. Non è possibile qua, soprattutto parliamo di peccati, eh? Non parliamo di vedute, ovvero la donna che predica, non è questo. Parliamo di dottrina, quindi parliamo di peccato. Se sono in contrasto, diciamo, mi dispiace, io con te, con questo, non posso sedermi a tavola. Mi dispiace, possiamo andarci a prendere un caffè. Ma come fratello, se tu condividi questo che è peccato, dobbiamo sistemare la cosa, cioè degli anziani, si deve discutere, altrimenti mi dispiace. Perché se una persona è convinta ed è una cosa che noi riconosciamo che è peccato, dobbiamo aiutarlo, se è un fratello. Se è una persona del mondo, allora abbiamo la pazienza, preghiamo, sia per uccidere il tuo cuore, lì è diverso, Non possiamo usare lo stesso metro, ma con uno che dice che è un fratello e una sorella viene in chiesa. Dopotutto poi passano anche anni, no? Mi dispiace, qua c'è una cosa, dobbiamo riprenderla prima è possibile, per il bene tuo e di tutta la Chiesa. Allontanatevi perché? Perché questo tipo di persone non è che usano un parlare tante volte, no, qua sono bravi a parlare. A me questo all'inizio della fede si chiama stai attento dalla donna adultera, e dalla donna che parla con dolcezza, che seduce. Io da allora in poi, quando con le sorelle mi avvicinavo, mi scandavo, siccome le donne parlano con dolcezza, infatti poi si è dovuto liberare, però mi è servita per essere preservato solo con lei, perché si chiama la donna, perché hanno la dolcezza nel cuore, padre che sono dolci, lusinghiero parlare e seducono chi il cuore dei semplici. Che c'è gente così semplice che ammucca perché non stanno sul sentito dire. Ok, andiamo avanti. Proverbi 17:4. Il malvagio dà ascolto alle labbra inique e il bugiardo dà retta alla cattiva lingua. Chi è malvagio dà ascolto alle labbra inique e chi è bugiardo dà retta a cattiva lingua. Lo sapete come lo sapete che una persona ci dà la cattiva lingua? Ascolta le persone che sono maldicenti. Vedete se è una persona che dice bugie. Isaia 11:3 lo leggo io. Qua parla del Messia. Non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando a sentito dire. Che questo è cristiano. Gesù era così. Lui non dava, non giudicava secondo l'apparenza e non dava sentenze nemmeno sul sentito dire. Allora io sentenze non le do perché tu mi hai detto questo, se è vero andrò a verificare la situazione e allora posso anche crederci, ma quello che tu mi hai detto, soprattutto se parliamo di cose gravi, bisogna, soprattutto poi una persona amica, ma che stai dicendo? Allora aspetta, è un mio amico, io ci tengo, caro fratello, ma che è successo qua? Ho saputo questa situazione, quando è successo dei fatti, voi lo sapete, vero? Ultimamente anche ministri. Io non solo ho sentito, ho scritto, ma che è successo? Ma sei caduto? Vai, sollevati. Ci ti metti, umiliati un po'. Cioè, almeno stagli vicino. A volte non possiamo fare tutto, ma gli facciamo capire che ci siamo vicini, soprattutto se la persona è veramente abbattuta, è pentita. Guai a noi. Ma ha fatto un peccato. Ma perché tu che sei migliore? No, ma questo non me la doveva fare, ma perché tu quello che hai fatto a Dio, che sei meglio, che c'è qualcuno che non ha fatto una cosa peggiore di un altro, oltre che migliore, nessuno si può vantare. E finiamo con Giacomo 3, 1, 12, lo leggo io, fratelli miei, quindi non siate in molti a fare da maestri,
sapendo che ne subiremmo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose, e se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta come fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla genna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali, marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Quindi, questo poi ce lo leggiamo anche a casa, vediamo come Giacomo parla chiaro della lingua e di quello che può fare. Ora, dove porta la diceria? Da questa scrittura, se voi lo vedete, che abbiamo letto, porta alla ribellione, abbiamo detto anche alla amarezza, perché dice può uscire dell'amaro, quindi se non stiamo attenti, all'inganno, e la diceria porta ancora di più alla divisione, addirittura riesce a dividere anche due persone che si vogliono bene, perché c'è un'altra persona che dietro si è messa di mezzo. Efesini 4:32. Invece, come dobbiamo essere? Non maldicenti, non calunniosi, non pettegoli né ficcanaso, ma siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, facendo cosa? Perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Nel prossimo studio vedremo come si forma la diceria, come si trasmette, come si blocca, ve lo voglio portare, e come si guarisce. C'è un'altra bella fetta che ascolteremo. Io questa sera vi invito, fratelli, a rileggere questo, perché, fratelli, è per tutti. Amen. E se veramente siamo sinceri davanti a Dio, dopo quello che questa sera abbiamo letto, chi più chi meno dovremmo veramente, fratelli, e faccio un esame di coscienza ognuno di noi e piangere per tutte quelle volte che da noi è uscita una parola oziosa, e cercare di studiarci se abbiamo sbagliato, di non farlo più e di migliorarci in questo, perché fratelli, se ci miglioriamo certe cose poi non succedono più, e se siamo stati promotori forse di divisioni, di contese, abbiamo separato forse anche delle amicizie. L'abbiamo fatto sinceramente, ma ignorantemente. Allora, ravvediamoci in questo e rivediamo bene le cose, alla luce, non di quello che noi pensiamo, crediamo, ma alla luce di quello che la parola di Dio dice. Quindi riesaminiamo bene questo. Lasciamo che se c'è qualche fratello o qualche sorella che abbia sbagliato, che Dio si possa prendere cura, se noi non ci riusciamo. Lasciamo alle autorità che Dio ha proposto di fare questo. Ma noi dal canto nostro, fratelli, studiamoci, di prendere sul serio la nostra lingua e di saper usare la nostra bocca più che per distruggere, per edificare, perché fratelli, distruggere è facile, ma a costruire è molto più difficile. Però se impariamo a costruire possiamo fare delle case prefabbricate
come le fa il nostro fratello Paolo, belle, e possiamo esporle benissimo su Facebook. E gli altri, quando vedono il modo come noi parliamo, anche su internet, usiamo parole di edificazione, parole, io direi tante volte, usiamo le scritture, non prendiamo certi proverbi, certe cose che vanno su lanciate apposta tante volte per i fratelli, e facciamo pigli e porta e usiamo quello per cercare. Se usiamo una parola sempre per edificare, ma mai per distruggere. Amen. Siamo alzati in piedi. Ringraziamo Dio per questa parola. Signore, in questa sera ti vogliamo ringraziare per le tue parole, che le tue parole sono parole di vita. Parole che costruiscono, parole che edificano, parole che Padre guariscono, parole, Signore, che Padre saziano l'anima nostra, fanno sempre del bene, Signore, ma anche i comportamenti, Signore, ma addirittura in questa sera tu ci hai fatto vedere, Signore, come usare la nostra bocca, di stare attenti come lo usiamo, e noi ti preghiamo, Signore, come disse il profeta Isaia, che lui si era predisposto per essere un profeta per la nazione. Lui aveva detto: Signore, manda me. Fratelli, il Signore ci vuole mandare. Però prima che il Signore ci manda, abbiamo bisogno che un angelo prenda attraverso delle molle, delle pietre infuocate, e li mette nella nostra lingua, affinché il nostro parlare cambia, così come è successo con Isaia, che Dio aveva mandato un angelo con una molla, aveva preso delle pietre infuocate, gliele mise nella bocca di Elia, e da quel momento la bocca di Elia era cambiata. Signore, ti chiediamo in questa sera, metti un guardiano nella nostra bocca, Signore, aiutaci, Signore, veramente usare la nostra lingua, Padre, per proferire parole di vita, parole che possono creare, Signore, parole che possono guarire, Signore. Padre, ti prego, riportaci di nuovo all'era apostolica, Padre, che quando i discepoli parlavano le persone si convertivano. Oh, è vero che tanti, Signore, a volte portavano contrasti, come scribi e farisei, che erano ipocriti, perché a volte la parola che possiamo usare può creare anche dei contrasti, ma noi diciamo: Signore, guida tu la nostra bocca, Signore, dacci sapienza per sapere gestire, Signore, le situazioni, Padre, oh, per costruire per quanto è possibile, Padre, ma se è necessario anche per dividere, Padre, perché noi sappiamo che tu sei venuto anche per questo, o non solo per mettere pace, ma anche per mettere spada, Signore, per dividere, Signore, quelle relazioni che non vanno bene, Signore, quelle persone che non hanno a cuore, Signore, o la pace, che non ha a cuore la Chiesa, che non ha a cuore veramente le cose tue, Padre. Ti prego, Signore, aiutaci in questo, dacci discernimento, che ognuno di noi in questa Chiesa possa crescere, e se diversi di noi, chi più o chi meno, o in poco o in tanto, potuto sbagliare, che sia solo il passato, Signore. Padre, ti prego in questa sera, se qualcuno, o se abbiamo ancora coscienza nella nostra vita che siamo stati promotori di divisione, di calunnia o di quant'altro, ti chiediamo perdono, Signore, nel nome di Gesù, Signore, ti chiediamo perdono, Signore. Padre, che tu possa cambiare la nostra lingua ancora di più, Signore, riempici sempre di più di Spirito Santo, e che lo Spirito Santo possa trovare una lingua domata, Signore. Ti preghiamo, Signore. Padre, prendi tu la nostra lingua, Signore, e cambiala, Signore, e che possa essere usata come te, Signore. Tu che quando parlavi, Signore, oh Signore, oh, eri unico in questo, Signore. Ti chiediamo perdono, Signore. Usati di noi in questo tempo, Padre. Oh, ognuno di noi, Signore, usati di ciascuno di noi in questo tempo per proferire parole di vita. Signore, mandaci, Signore, dove ci sono famiglie distrutte, dove ci sono veramente famiglie che hanno a cuore, Signore, oh, veramente la situazione, che vogliono veramente accettare la verità, dura quanto possa essere, Signore, ma che hanno a cuore questo. Signore, mandaci, Signore, e che possiamo predicare il Vangelo dovunque tu ci vuoi portare, Signore. Dacci le parole giuste al momento giusto, Signore, i
ispiraci tu attraverso lo Spirito Santo, riempici di potenza, Signore, affinché quando parliamo le persone si convertano, Signore, come discepoli. In questa sera ti preghiamo, Signore, che il tuo Santo Spirito possa riempire la nostra vita e possiamo aprirci in questa sera e possiamo aprire il nostro cuore, Signore, possiamo dare le nostre viscere per te, per non ascoltare, Signore, il maligno, per non ascoltare quanti calunni non parlano male, ma noi vogliamo imparare ad ascoltare solo la tua parola, Signore. Ti preghiamo, dacci orecchie per la tua parola, Signore, ogni giorno che possiamo aprire le nostre orecchie per ascoltare la tua parola, le predicazioni, parole che edificano, Signore, parole che fanno bene alla nostra vita, affinché una volta che noi ci cibiamo, una volta che veniamo caricati, riempiti, possiamo darla anche agli altri, Signore, possiamo dare parole che edificano, Signore, nel nome di Gesù. Ti prego in questa sera, Signore, e per quanti non sono potuti venire e che ascolteranno questo studio, Signore, oh Padre, nel nome di Gesù, che possono rimanere edificati, Signore, e che possono crescere, Signore, sempre come tu vuoi, Padre, alla tua altezza, Padre, nel nome di Gesù ti preghiamo, Padre. Amen. 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 Signore, ci benedica. Pace a tutti.